Shepard. È bello vederti qui. Ho preparato alcuni terminali con informazioni che credo troverai interessanti. Da pure un'occhiata. Bentornato, Ombra. E questo cos'è? La vecchia IP, assistente dell'Ombra. Si è rivelata piuttosto utile per ricostruire la rete. Se vuole che organizzi qualcos'altro per lei, me lo faccia sapere, Ombra. Pare che identifichi come Ombra tutti quelli che si trovano nella stanza. Più tardi modificherò le impostazioni. Quando ha un momento, il mio manuale è pronto.
Thank you.
Shepard. Sono felice che tu sia passato. Non riceviamo molti ospiti. Rilassati, ne hai passate tante. Probabilmente hai ragione. Non ti ho mai ringraziato per avermi salvato. Liara non ti ha mai abbandonato, Feron. Io l'ho solo aiutata. Non posso ancora credere che Liara sia venuta per me. Non dimenticherò mai ciò che avete fatto. Potrei registrarlo negli archivi, signore. Vedo che hai già conosciuto il segretario. Per 2 anni Liara non ha mai smesso di cercarti. Dovevate essere molto amici. È una buona amica. Più di quanto io meriti. Come pensi che se la stia cavando, Liara, nei panni della nuova Umbra? Dopo un leggero calo nell'efficienza, le operazioni si sono riprese quasi completamente. Da quando abbiamo ripristinato la rete, Liara è rimasta incollata agli archivi. L'ho trovata più di una volta che dormiva alla sua scrivania. È impegnatissima, ma credo che le piaccia. Come ti senti adesso, Feron? Starò bene. Non ero sempre legato a quella sedia per gli interrogatori. I Drell possono rifugiarsi mentalmente nei vecchi ricordi. Mi è tornato utile nei momenti peggiori. Quante volte l'Ombra ti ha legato su quel marchingegno? Ho ricordi confusi. Costringeva le guardie a guardare per dare l'esempio. Cosa farai ora che sei una persona libera? Voglio aiutare Liara a ricostruire questo posto. Dopodiché... La sua agenda è piuttosto piena, signore. Lasci che sincronizzi il suo factotum. No, grazie. Sono a posto così. Come siete finiti, tu e Liara, a cercare il mio corpo? Cerberus ha contattato me e Liara per rubare il tuo corpo all'Ombra. Ai tempi lavoravo per l'Ombra. Era stato lui a recuperare i tuoi resti dallo spazio. Cosa ti ha convinto a ribellarti all'Ombra? Hai iniziato a lavorare per i collettori. Non sei stato la loro prima vittima. Sono... ero un informatore, non uno schiavista. Sembra che tu ti sia fatto un amico. Il drone segue tutti quanti. Non so perché l'Ombra l'abbia tenuto. Sono un involucro per un IV specializzata nell'elaborazione dati costruita secondo le sue specifiche, Ombra. Ci aiuta a coordinare l'enorme afflusso di informazioni della rete. Ma gradirei davvero un altro tipo di interfaccia. Ha ritenuto la mia personalità predefinita sufficiente alle sue necessità, Ombra. Vorrei che la smettesse di chiamarmi così. Riposati, Feron. Grazie. A cosa serve questo terminale? È il punto di accesso della videosorveglianza. Ho selezionato gli archivi che aveva richiesto durante la sua ultima visita, Ombra. Ricordi, può usare lo zoom per una visuale più dettagliata e mettere in pausa in qualsiasi momento. Aria T-Lock, Omega. Emily Wong, Cittadella. Fred Mazzei, Cittadella. Donne Ludina, Cittadella. Armando Bailey, Cittadella. David Anderson, Cittadella. Praetor Gavorn, Omega. Kalisa Bint Sinan Al-Gilani, Cittadella. Custode 20, Cittadella. Matriarca Atita, Ilium. Urdnot Torsk, Tuchanka.
Elias Kelam, Omega. Jacob Taylor, Normandy SR2. Soggetto 0, Purgatori, nave ormai distrutta. Aria T-Lock, Omega. L'amante di quel membro Turian del Consiglio ha fatto acquisti insoliti di recente. Potrebbe avere intenzione di trasferirsi in una villa più grande. Come vanno le cose, Liara? A dire il vero, mi sento un po' sommersa. L'ombra aveva più risorse di quanto tu possa immaginare. Ecco, guarda qui. Aveva accesso di massimo livello ai governi Turian e Asari, e più di una dala tra Sesalarian gli forniva informazioni. E ora sono nostre. Non diventerai un eremita con informazioni inquietanti su qualunque persona della galassia, vero? Comprendo tale tentazione. Ho tutti i segreti della galassia a portata di mano. Dammi 10 minuti e potrei scatenare una guerra. Ma ho uno scopo: aiutarti a fermare i razziatori. Ciò mi manterrà onesta. Beh, relativamente parlando. Se diventa un peso eccessivo, possiamo sempre distruggere la base e andarcene. Posso farcela. In un certo senso, sento di appartenere a questo ruolo. Quando lavoravo da sola, ero sempre a caccia di indizi. Con le risorse dell'ombra, è più una questione di organizzare e catalogare. Posso avere tutto, Shepard. È il lavoro ideale. Anche se il luogo potrebbe essere migliore. Hai già trovato qualcosa di utile? L'ombra sapeva dei razziatori. Forse è per questo che si era offerto di dimostrare la colpevolezza di Saren di fronte al Consiglio. Non voleva che Saren avesse successo. Inoltre, sapeva che i collettori erano dei Protean riconvertiti per diventare le marionette dell'Araldo. Ci sono persino dei dati sui Protean. Credo sapesse ciò che ci attendeva e che stesse cercando un modo per sopravvivere. Perché stava ancora indagando sui Protean? Ci hanno dato un avvertimento e il condotto su Ilos, ma li abbiamo già sfruttati entrambi. L'ombra sembrava ritenere che ci fosse dell'altro. Forse i Protean avevano altri piani. O forse si stava semplicemente aggrappando a qualsiasi speranza. Come facevi a sapere cos'era esattamente l'ombra? Non lo sapevo. Non avevo idea di cosa aspettarmi finché non l'abbiamo incontrato. Ma avevo fatto ricerche sulle culture antecedenti ai voli spaziali durante i miei studi sui Protean. Ne so abbastanza sugli Yag. Ci sono altri dati sui terminali, se ti interessa. Sono una cultura affascinante e anche terribile. Come sta, Theron? Bene. Per quanto sia possibile dopo 2 anni di tortura intermittente. Si riprenderà completamente? Non lo so. Vuole lavorare, perciò lascio che mi aiuti. Forse servirà a distrarlo. E così tu e Theron? No. Ha vissuto un'esperienza traumatica. È emozionalmente fragile e deve guarire. Mi è molto grato per averlo salvato, ma sarebbe irresponsabile da parte mia approfittarmene. È stato bello rivederti, Liara. Fammi sapere se ti serve qualcosa. Credo che al momento mi serva un amico. Non posso andarmene per molto, ma trascorrere tutto il tempo su questa nave... Magari la prossima volta che passerai di qui, potrei salire sulla Normandy. È un'ottima idea. Perché non sali subito? D'accordo, grazie. Arrivo subito, dammi solo 1 minuto.
è piaciuto il giro? Sì, è una bella nave. Ho incontrato Joker. Sembrava felice di vedermi. Sebbene mi abbia chiesto se di recente ho abbracciato l'eternità. C'era da aspettarselo. Ho parlato anche con la dottoressa Chakwos. Sono lieta che stia bene. Ti ho portato una cosa. Ci sono volute un po' di ricerche, ma ho recuperato la tua medaglietta identificativa. Pensavo che non l'avrei più rivista. È passata più volte di mano in mano. Ricordi l'ammiraglio Hackett? È stato lui a darmela, in modo che potesse restituirtela. Ti manda i suoi saluti e si augura che tu stia bene. Allora, come vanno le cose, Shepard? Intendo sul serio, non ciò che dici alla tua squadra per tenere alto il morale. Detto tra te e me, non so proprio come faremo a uscirne. Sto facendo tutto il possibile, ma... Hai già fatto più del normale. Se non fosse per voi, su Horizon non resterebbe alcun uomo, donna o bambino. Ho salvato alcuni di loro. Non abbastanza. E i collettori continueranno ad attaccare le colonie finché non li fermerò. Ti basterà fermarli. E io che pensavo che sarebbe stato difficile. Farai il tuo dovere. Ci riesci sempre. Solo che non so cosa accadrà dopo. Dunque, dimmi cosa vuoi. Per cosa combatti? Per il futuro dell'umanità? Come testimoniato dalla perfetta signorina Lawson? Ha i suoi problemi, ma si fida di me. E io tengo a lei. Era così fredda quando l'ho conosciuta. Completamente dedita al suo dovere. Non so se si sia rilassata tanto. L'ha fatto, credimi. Non hai idea di quanto tu l'abbia cambiata. Spero che troviate la felicità, Shepard. Devo tornare alla mia base. Ma grazie per avermi invitato, Shepard. Torna presto.